Buonasera a tutti. Alla batteria, Roberto Paladino. Al basso, Marco Colavecchio. Alla chitarra elettrica, Cosmo Masiello. Alla voce e alle tastiere, Vittoria Iannacone. Buona serata a tutti. Dietro sé non lascerà legge e monumenti. Siamo con Paolo Vallesi, 26 anni di carriera, 26 anni di musica in evoluzione continua. Qual è il segreto per continuare a essere comunque in alto? Ma non lo so, non credo esista il segreto se non quanto esista una passione verso quello che si fa. Stasera siamo qui in concerto ed è un po' la dimostrazione di quello che ci piace fare. Abbiamo un palco con dei musicisti, condividiamo la musica insieme, la suoniamo, e questa è una ricetta molto semplice ma molto efficace, quanto di più semplice ci sia, insomma, avere entusiasmo in quello che si fa, perché insomma questo è un lavoro strano, insomma ti fa fare chilometri, ti fa girare, vedere posti che non conosci, e quindi è un qualcosa che si rigenera, e anche la musica poi in qualche modo ne trae il suo vantaggio nell'essere rigenerato ogni volta. Ci ho creduto e stasse per me per sempre, ed ho appena chiuso gli occhi e lì non c'era più. Ed ho appena chiuso gli occhi e lì non c'era più. Mentre sento forte il vento che soffia su di me ancora, ed ho appena chiuso gli occhi e lì non c'era più. Hai iniziato la carriera nel 1990, nel tempo 91. Oddio, a dire la verità l'ho cominciato un po' prima, nel 1989, quando ho fatto una cosa con Pippo Baudo, che era una trasmissione, si chiamava Gran Premio, che era una cosa a capolavoro perché era una trasmissione che metteva giovani talenti, perché allora insomma lo ero giovane, in contrasto tra di loro, era un antesignano di X Factor e di Amici, ma con un format tutto italiano. Però Sanremo è stato nel 91. Le amiche lasciano nell'aria un buon odore come te, che ogni volta mi guardi e mi piace di più. Vieni sola stanotte, lo vuoi anche tu. Apri il cuore per me, con il tuo amore che c'è. Che c'è dentro di te. Allora a questo punto ti ricordiamo qualcosa. Il drago. No, cioè, no. Scusa, no. Questo disco. No, non lo sapete, noi, questo me lo porto via. No, mi spiace, siamo innamorati di questo disco. Capolavoro. No, questo spettacolo, io ve lo rubo. Comunque niente, vedi, tutti questi ragazzoni qui erano tutti come. Era bello, era veramente quello che potrebbe essere oggi Amici, però non con un format preso da altre nazioni, ma confezionato e prodotto in Italia dal grande Pippo Baudo di televisione. L'ha insegnata per generazioni a tanti. Bello questo, Michele, dopo lo prendiamo, lo rubiamo. Può andare avanti per un giorno finché non scatta l'applauso, eh?
Ma ogni volta che tu suoni la musica, ogni volta sul palco, le canzoni hanno un aspetto diverso, e nel nuovo disco effettivamente ci sono vecchie e nuove, tra cui la canzone che dovevi presentare a Sanremo. Sì, no, che poi ho presentato a Sanremo, non in gara ma come ospite, con la mia compagna di viaggio Amara, Pace, farà parte anche del concerto di stasera. E il disco nuovo, che è questo che ci segue dietro, Un filo senza fine, contiene 5 brani inediti e alcune canzoni già pubblicate precedentemente, però rifatte in chiave diversa, come La forza della vita o Le persone inutili e grandi, che sono state rifatte con un'orchestra sinfonica. Chiaramente sul live non possiamo permetterci di portare 70 elementi di orchestra sinfonica, per cui ho 4 musicisti che però sono bravi, più di un'orchestra sinfonica, con il quale eseguo tutti i brani. Vorrà dire pace, arriverà un momento dove confusione nasce. Pace, in nome dell'amore e della libertà. La pace, per rischio fine e senso dell'umanità. Siamo quello che pensiamo, quindi cosa siamo? Siamo questa paura. Che emozione dà suonare un'orchestra sinfonica, visto che veramente... No, bellissima, perché per un cantante, insomma, comunque come me, che è abituato alla musica, diciamo, pop, quella è una cosa completamente diversa, un'orchestra che è abituato a suonare... magari diretta da Morricone, no? Quindi temi molto importanti, il fatto di essere stato, di aver sentito suonare le mie armonie da questa formazione è un qualche cosa di bello, insomma. Comunque si può ascoltare nel disco, oppure uno se lo sente, tanto la musica adesso si può sentire e scaricare in qualsiasi modo quando uno vuole, non è un consiglio che si dà così, sono fiero di quello che ho fatto, per cui insomma mi piace farlo sapere. Senza combattere, senza sconfiggere, senza memoria, e una mano sparerà. Un mare di gente in mare, giro gli occhi e vedo. Noi diciamo di comprare il CD, perché il CD non scaricatelo, no, va bene. Dovete comprare questo album qui, che è introvabile, però con questo va bene. Abbiamo finito l'intervento, sì. Arrivederci. E molte volte è finita bene, poi altre volte è andato tutto male, ma piantando seme poi le tue radici mi ha dato sempre cose da mangiare. Si cresce solo in questo grande giro tondo, in equilibrio appoggiati a un filo su questo mondo, su questo mondo. Il filo senza fine, che cos'è il filo senza fine? Il filo senza fine è quello nell'album, è quello che lega appunto le canzoni del passato a quelle che ho scritto ultimamente. La canzone specifica Un filo senza fine è una canzone che parla della mia idea che ho, che è contro l'uso delle armi. È un dibattito anche abbastanza attuale, purtroppo, in questo periodo, perché insomma stiamo vivendo in un periodo in cui le armi stanno generando problemi a tutti i livelli, lo hanno sempre generato, ma si discute molto anche sull'uso personale delle armi. Quella è la mia posizione. Un filo senza fine è un filo che, secondo me, la violenza è un qualcosa che genera altra violenza. Il filo senza fine è quello di cui non si trova il capo, nel senso che andando indietro non si sa che è iniziato, si sa solo che va sempre a peggiorare. Non voglio fare il serio, vi aspettiamo stasera che venite a vedere il concerto, a parte arriverà quindi andrà in onda dopo. Niente. Non ho più paura, non ho più paura, fino a metà per gli occhi ora sono. Non ho più paura, non ho più paura, e ora sono. Non ho più paura, in equilibrio appoggiati a un filo su questo mondo. Come mi
milanista, alcuni tifosi in Milan, ma mi pare di aver visto una canzone con il Gattuso, cioè con Srino. Pensavo avessi detto a me, dato a me di milanista, no. No, sono Viola, però milanista, e lui è un grande nel calcio, ma anche nella vita si è prestato a una cosa non sua. D'altronde, se io cantante mi presto a giocare a calcio, risultati scarsi, come si è visto anche ultimamente allo Juventus Stadio, penso che un calciatore grande come lui possa anche prestarsi alla musica. Sono quelle cose che hanno un senso, poi insomma, poi diventa tutto lungo il discorso. La canzone si intitola Il cantante e il cacciatore, è stata un'esperienza per me molto divertente, e anche per lui, ne ridiamo quando ne parliamo. Un saluto da Paolo Vallesi, da Marco Colavecchio, che è qui che scende, da tutta la band, da tutte le persone che ci seguono e ci seguiranno durante l'estate. Un filo senza fine e a presto. Buone ore, io adesso mi rubo, anzi, no, niente, lo difende fino alla morte. Bene, ciao. La riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà. Che sussurra e tenisce, guarda ancora quanta vita c'è. Guardate tutti, grazie! Ne prenderò un po'. Allora, chiaramente c'è braccia, all'aria, tutto. Dopo, se viene bella foto, facciamo anche il bis. Col cavolo che ci vedi! Siamo unani! È venuta buona! Grazie!